Ciao! In questo video farò la recensione di due delle nuove action figures della NECA della serie Terminator 2 Il giorno del giudizio. In particolare daremo un'occhiata al T-1000 interpretato da Robert Patrick nelle due versioni, Galleria Mall e Pescadero Hospital, che fanno parte della serie 3. Come potete vedere, le action figures sono già aperte, quindi vi mostrerò come appaiono nel packaging attraverso due immagini in sovraimpressione. A me personalmente piace molto il classico packaging della NECA, questa clamshell trasparente che lascia entrare quindi molta luce, che valorizza molto il personaggio, anche se sono fermamente convinto che le action figures della NECA siano assolutamente da aprire, non da tenere sigillate nel packaging. Detto questo, vediamo i dettagli. È inutile dire che le action figures della NECA sono estremamente dettagliate, come potete vedere. Veramente una cura eccezionale dei dettagli. È bene dire che le action figures sono alte 7 inch, quindi circa 18 cm. Un problema comune delle action figures della NECA è la stabilità, ma per fortuna i due T-1000 stanno in piedi piuttosto bene, senza alcun problema. Dal punto di vista estetico non riscontro particolari difetti, se non difetti occasionali di painting, come ad esempio sulla cintura. Però trattandosi proprio di difetti occasionali, sulla vostra action figures potrebbero non esserci, come potrebbero essere localizzati in altri punti del personaggio. Un difetto che credo invece non sia occasionale sta nel fodero del Galleria Mall, che è fatto per chiudersi e riaprirsi, ma almeno io non sono riuscito a chiuderlo. E il fatto che lo stesso fodero sul Pescadero Hospital sia chiuso e incollato, quindi senza la possibilità di riaprirlo, credo sia la prova, la conferma della veridicità di questo problema. Un altro problema occasionale che invece ho riscontrato è nella... così vi mostro anche il retro, e sull'antenna della ricetrasmittente del Pescadero Hospital, che come potete vedere è piegata in un punto. Cercherò comunque di sistemarla riscaldando in quel punto con l'asciugacapelli e poi raddrizzando l'antenna stessa e poi raffreddando con acqua fredda o soffiandoci sopra semplicemente. Per quanto riguarda l'articolazione, la testa è su articolazione a sfera, quindi teoricamente dovrebbe muoversi in tutte le direzioni, ma a causa del colletto non va indietro. La spalla può ruotare a 360 gradi, l'articolazione è piuttosto dura, quindi ha difficoltà a ruotare completamente, però teoricamente dovrebbe ruotare a 360 gradi trattandosi di un'articolazione a sfera e può andare in fuori e in dentro. Il braccio si piega al gomito, o almeno dovrebbe piegarsi teoricamente, ma c'è un problema che poi vi dirò qual è. Il torso ruota 360 gradi rispetto alle gambe, poi la mano ovviamente ruota, e dalla vita in giù non vi sono punti di articolazione se non la gamba, se non il piede, che può ruotare leggermente. Se riesco a farvelo vedere, ecco. Ovviamente il Pescadero Hospital ha gli stessi punti di articolazione eccetto le mani. Il problema di cui parlavo è che rende difficoltoso piegare il gomito, almeno nel Galleria Mall, anzi soprattutto nel Galleria Mall. È una particolare funzionalità delle due action figures: la possibilità di scambiarsi gli avambracci oltre che le teste, quindi a formare il vostro T-1000 personalizzato. Io personalmente ho deciso di esporre il corpo del Pescadero Hospital così com'è, quindi con le mani a uncino, con la testa del Galleria Mall, che secondo me è assolutamente, ora ve lo mostro, è assolutamente figo. È il T-1000 per eccellenza secondo me.
Oppure potete fare, che so, il T1000 Galleria Mall, ma con i fori di proiettile sul corpo, che devo dire è altresì figo. Lo mostro un attimo, togliamo anche il braccio. Devo dire che le braccia umane sono molto più difficoltose da togliere e mettere, almeno questo è un altro problema occasionale. Quindi vi ho detto, come effetto collaterale, purtroppo il gomito ha difficoltà a muoversi perché il pirulino che va dentro al braccio ha un leggero gioco e quindi difficile riuscire a mettere la forza necessaria per piegare il gomito. Per quanto riguarda gli accessori, quindi già questa, diciamo, potrebbe essere una special feature che ricade, che ci introduce quindi agli accessori. Per quanto riguarda gli accessori propriamente detti, il Pescadero Hospital ha questa extra head, quindi questa testa intercambiabile, completamente sfaldata dal colpo di shotgun infertogli dal T-800 nella scena della fuga da Pescadero, quando il T-1000 apre l'ascensore e Arnold gli spara un bel colpo di shotgun in piena faccia. Galleria Mall ha due paia di mani intercambiabili. Un paio di mani sono modellate per afferrare la pistola. Quindi potete mettere la pistola sia alla mano destra che alla mano sinistra. E un altro paio di mani invece sono delle semplici mani aperte, anche se mi ricordano, insomma, questa posa, questo atteggiamento della mano sembra voler simulare, diciamo, l'atteggiamento della mano che si avvicina al fodero della pistola. Almeno questa è una mia impressione, potrei anche sbagliare. Poi il Galleria Mall ha questa extra hand, questa mano extra con questo dito allungato e ovviamente la pistola. Piccolina, ma non per questo non dettagliata. Che dire? Ultimi pensieri sul T1000 della Neca. Io raccomanderei queste action figures? Assolutissimamente sì, assolutissimamente sì. Se le trovate, prendete. Per quanto riguarda il prezzo, diciamo che sono action figures della NECA 7 inch, quindi se le prendete in negozio in Italia sulle 20 euro. Io le ho prese su eBay, dall'estero ho risparmiato qualcosina, mi sono venute 15 euro ciascuna, compresa la spedizione. Quindi, diciamo, comprando da eBay sicuramente risparmierete qualcosina, almeno comprando dall'estero. Se le trovate in negozio, probabilmente vi costeranno sulle 20 euro. Intanto gioco con il mio T1000. Quindi, che dire, vi raccomando caldamente queste due action figures. Se siete fan di Terminator, se siete amanti dell'action figures della NECA, come il sottoscritto, ve le raccomando caldamente. E ciao e alla prossima review. Ciao ciao.